Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi giro un video un po' particolare, è tanto che ci sto pensando e alla fine ho deciso di farlo anche per farci due risate tutti insieme. Ovvero voglio parlarvi delle 5 cose che non sopporto su YouTube, ma soprattutto su Instagram. Ormai sapete che Instagram è un social che viene utilizzato tantissimo, io stessa lo uso tanto, mi piace seguire determinate persone, vedere le loro stories, fare delle stories io stessa e pubblicare foto, insomma è un social che tendenzialmente mi piace, ma ovviamente oltre agli amici qui della mia zona o anche seguo anche persone ovviamente che conosco tramite YouTube in particolare e niente, quindi insomma ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che mi infastidiscono da morire e oggi voglio parlarvi proprio di questo, quelle cose che ricorrono sempre più spesso sui social e che ogni tanto ci fanno anche perdere la pazienza. È ovvio che non tutti fanno così e che ci sono insomma delle, magari a qualcuno di voi alcune delle cose che dirò io non daranno fastidio, però sono curiosa di sapere se la pensate come me e se anche voi trovate dei comportamenti fastidiosi che queste influencer usano sui social. Quindi niente, cominciamo. Il primo. Allora, quelle foto, avete presente quelle foto di queste ragazze che di solito sono per l'appunto influencer generiche, nel senso che magari fanno vedere abiti, trucchi, ma pubblicizzano un po' di tutto, insomma, vabbè. Queste foto di queste ragazze che sono sempre scattate, sembra, nel momento esatto in cui stavano scoppiando a ridere. Quindi queste foto, questi sorrisi giganteschi, che vabbè, una volta può succedere, poi te ne rendi perfettamente conto che in realtà sono tutte pose studiate perché vuoi far vedere, vuoi far sembrare che stavi in quel momento stavi ridendo a crepapelle perché la vita è bella e tu sei tanto felice. E io una cosa che non sopporto, cioè è vero che ogni foto che viene pubblicata è normale che ci si lavori un po' su, però preferisco un sorriso normale guardando la telecamera o anche con lo sguardo rivolto altrove, ma normale, piuttosto che tante foto con questa risata che è palesemente falsa. Non so perché questo dettaglio mi infastidisce un po' e a volte penso, ma chi è che ha la pazienza di mettersi lì a fotografare una ragazza che ride per finta fino a che non viene la foto perfetta? Non saprei, comunque succede abbastanza spesso. Seconda cosa che non sopporto, e questa cosa però riguarda solo YouTube, sono i titoli dei video che sono soltanto quelli, come si chiamano, mi sembra clickbait, qualcosa del genere, non ricordo, comunque quelli che sono fatti proprio solo ed esclusivamente per attirare click, ecco, per attirare le persone perché clicchino sul video e lo aprano. La regina dei titoli a chiappa click è sicuramente Kiss and Makeup. Non la seguo più da tanto tempo, nel senso che mi compare nella home di YouTube, però in realtà non è che i suoi video ho smesso da tanto di guardarli proprio per questo. Vi leggo qualche titolo solo per rendervi conto. Un amore che deve finire, come supero la rottura, con un'immagine di lei così tristissima. E tutti penseranno, oh mio Dio, si è lasciata col marito. No. O poi, non sono d'accordo con i vostri discorsi assurdi, con un'immagine di lei così, che in realtà poi magari aprite il video e non dice assolutamente niente. Se è così facile, perché non lo fate anche voi? Altro titolo che non dice assolutamente niente. Cosa è successo in stazione a Milano? Con anche lì una faccia super preoccupata, magari sono tipo 45 minuti di video di lei che è felice, gira per il mondo a fare shopping e poi magari succede un minimo inconveniente a Milano e il treno per esempio ha un ritardo e lei lo mette come titolo. Classica scena che dovrei tagliare, ma non lo faccio. Tutti avete voglia, magari viene voglia di aprire il video e vedere qual è la scena che avrebbe dovuto tagliare. A volte devo staccare da YouTube, vi chiedo scusa, nonostante pubblichi da sempre con molta regolarità, insomma, a volte anche più di un video a settimana. Insomma, ce ne sono veramente tantissimi. Tutti questi titoli che sono proprio soltanto per far aprire il canale, per far aprire il video, e niente, avete voglia soltanto di andare a curiosare, poi in realtà però non c'è niente, è questo che mi dà noia. Cioè, se metti un titolo, può essere anche accattivante, è giusto, però poi effettivamente mettici qualcosa all'interno, cioè
non so, mi sembra un po' una presa in giro perché devo continuare a seguire qualcuno che in realtà non mi vuole comunicare niente, sta soltanto contando i click delle persone per guadagnare più soldi e basta. Terza cosa che non sopporto, in particolare su Instagram, torniamo su Instagram, è quando diciamo youtuber o comunque le persone che condividono le loro passioni, la loro vita, il fashion e tutto sui social, pubblicano specialmente nelle stories magari lo screen della home della loro pagina di Instagram con la prima foto oscurata da un enorme emoticon con scritto nuova fotina, andate a commentare, oppure oggi alle 6 pubblico una nuova foto, commentate con l'emoticon del rossetto. Se anche a voi è successo, commentate con questo. Ecco, queste sono cose che vengono fatte da tutti gli influencer per deviare, diciamo, per ingannare, tra virgolette, o comunque scavalcare le regole dell'algoritmo di Instagram, perché più persone, non basta che le persone vedano l'immagine, se le persone interagiscono con le immagini, quindi lasciano dei commenti, lasciano mi piace, l'immagine automaticamente viene visualizzata da un raggio più grande di persone. E così via, più persone commentano e allora viene mostrata più persone e così via. Quindi è soltanto questo, ma alla fine, ma vi interessa così tanto dei numeri? Obiettivamente anche a me a volte succede di pensare, vabbè, ho più di 1000 follower, che non sono tanti, comunque per me è tanto, su Instagram magari a una foto mettono mi piace 80 persone, ma chi se ne frega, cioè quelli 80 so che è piaciuta, per me non posso ammorbare le persone dicendo andate a commentare, andate a mettere mi piace se mi volete bene, perché voglio che la mia foto venga vista da tutti, è così importante, non lo so, forse per qualcuno sì, però a me delle volte anche nelle storie svedere sempre questa cosa qui un po' mi annoia e non sono nemmeno più curiosa di andare a vedere la foto in questione. Quarta cosa, e su questa credo che mi troverete tutti d'accordo, ragazzi, ma Instagram e YouTube sono diventati degli enormi cartelloni pubblicitari, c'è solo e soltanto pubblicità, esiste solo quella, raramente si vedono foto autentiche, probabilmente io seguo tanti booktuber, tante persone che amano parlare e condividere la passione per la lettura e in questi casi non mi capita sempre, però in generale, cioè c'è solo, veramente, solo pubblicità. Ovviamente anche booktuber o comunque gli influencer un pochino più noti, anche in quei casi lì, anche per l'appunto chi parla di libri, molto spesso mette foto di libri che vuole pubblicizzare, che gli è stato chiesto di mostrare. Quanto è pesante vedere tante persone che pubblicizzano tutte la stessa identica cosa. Per esempio, io che seguo appunto tanti booktuber, mi è capitato di avere giornate in cui erano tutti ad un evento Audible, in cui tutti dicevano mi sto divertendo moltissimo, è un evento bellissimo, non vi posso dire altro perché è un segreto, ma presto vi potrò svelare tutti i segreti e tutte le novità. Alla fine è come guardare la stessa pubblicità ripetuta tante volte da parte di persone diverse. Non c'è originalità, non ci sono più persone che fanno qualcosa perché lo vogliono fare o che vogliono condividere qualcosa che hanno vissuto spontaneamente, no, vengono tutte indirizzate per pubblicizzare quella determinata cosa. Anche i libri, le case editrici spediscono gli stessi identici libri a tutti, per non parlare poi dei prodotti tipo prodotti dimagranti, i trucchi. Ma veramente un po' di tutto, si vede veramente gli stessi identici prodotti venduti, spediti a tutti, immancabilmente tutti, e voi ve li dovete sorbire di continuo ed è una cosa che a me proprio dà fastidio, perché sono tutte cose che vengono pubblicizzate, non viene data quasi mai un'opinione onesta. Cioè, alla fine, quanto può essere onesta l'opinione di una persona che riceve decine, ma a volte centinaia di euro di prodotti? Io stessa mi sentirei in difficoltà a parlarne male, poi questo non esclude che qualcuno effettivamente ne parli in maniera sincera, ma io a volte mi hanno proposto delle case editrici di mandarmi dei libri, l'avrò presi due volte perché mi sento in ansia che magari lo leggo, non mi piace, non so come fare a dirlo, quindi preferisco evitare. Ma in ogni caso, e vogliamo parlare anche di tutte quelle persone che ho visto questa cosa bellissima, ho chiesto se me la potevano inviare per potervela far vedere sul canale, ma compratelo qualcosa ogni tanto. Cioè, alla fine devi sempre fare le richieste alle aziende perché tanto ti ricambi con la pubblicità e fai vedere le cose in telecamera? Non lo so, non mi piace più questa cosa qui, non mi piace come si comportano le aziende, non mi piace spesso come si comportano le persone.
E quindi credo che bisognerebbe tornare tutti ad avere, essere un pochino più onesti, un pochino più autentici e niente, cercare magari di, non so, di procurarsi quello che ci interessa veramente, di dare un'opinione onesta, per fare da tramite, però per essere un canale che comunica qualcosa, no? Che ci vuole spiattellare in faccia delle cose che noi dobbiamo alla fine arrivare a desiderare. E da questo punto ovviamente ci si collega alla quinta cosa che io non sopporto, scusate, guardo che me le sono appuntate, ed è sono i codici sconto. E qui mi metto le mani nei capelli, siamo sommersi da codici sconto. Comprate Coco, come si chiama? Non ricordo, cioè quella marca che fa tutti gli esfolianti per il viso, le cremine, bla bla bla. Con il mio codice sconto avete il 20% di sconto. Comprate queste capsule che vi faranno dimagrire tantissimo. Potete mangiare come bufali, però non ingrasserete. E con questo codice, oppure comprate queste vitamine. Cioè, mamma mia, anche questo, i codici sconto io li odio. All'inizio quando sono usciti fuori sono stata una novità, ma poi in generale alla fine ti rendi conto che tutta la merce è sovrapprezzata, perché chiaramente sono talmente spammati questi codici sconto che alla fine è chiaro che il prodotto vale quello che uno paga con lo sconto, anzi a volte vale anche meno. E poi siamo veramente oberati, anche in questo caso, non so, come le persone, quanto gli piace alle persone, ecco, dire sì, usate il mio codice sconto, guardate come sono bravo nei vostri confronti e mi sono fatto dare il codice sconto perché voi lo potete avere ad un prezzo minore. L'hai fatto veramente per noi? Ma dai, l'hai fatto perché te l'hanno mandato gratis e ti hanno detto di questa cosa e tu lo fai, fine. Vabbè, diciamo che la nota acida adesso è finita. Sicuramente arriveranno, se questo video, questo genere di video vi piace, arriveranno anche altri video in proposito dove magari prendiamo un po' in giro le abitudini di alcuni influencer e magari cerchiamo, non so, di riportare un po' di onestà, anche se sarà difficile. E niente ragazzi, fatemi sapere quali sono le cose che voi odiate e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!